es imperdonable. Libro. Grazie per l'invito e devo dire che ho già avuto modo di conoscere il maestro Molinaro e ho anche l'onore di avere proprio vicino allo studio dove lavoro le Molinette, davanti allo studio, un quadro donato dal maestro per il centro oncologico e ematologico subalpino dove appunto opero. E quando mi hanno contattato per dirmi appunto che avrebbero fatto questa mostra qui a Chivasso, per me è stato un momento di grande gioia. Grande gioia per due motivi essenzialmente, due perché conosco il maestro e uno per questo, e l'altro motivo è perché Chivasso ha bisogno di colori. Oggi l'ho ripreso nel corso della conferenza di inaugurazione dell'anno accademico dell'Uni3. Pensate, sono 30 anni che l'Uni3 a Chivasso, anno dopo anno, tesse questa stupenda trama della comunità, della relazione, della solidarietà, della conoscenza, del mettere insieme le conoscenze, e questo è stupendo. E dicevo, Chivasso ha bisogno di colori, ha bisogno di spostare il grigiore, il grigio, e ridare appunto colore e aria primaverile a questa città. E questo non si può che fare così, come stiamo facendo. Prima avevamo il teatrino civico, stracolmo di persone, di chivassesi che appunto si apprestano ad iniziare questo anno di impegno, perché è un impegno variopinto appunto di iniziative, e adesso quest'altro, l'ospitalità, questa bella mostra che ci accingiamo a inaugurare. Con cittadini e autorità presenti, e questo è un altro segno importante che la nostra città, la nostra comunità può essere orgogliosa. Ecco, io vorrei che ci fosse proprio questa voglia di essere orgogliosi, di essere cittadini di una città normale, normale. E questo è il compito che io mi auguro di poter anche facilitare, ecco, nella nostra città, una normalità che possa consentire di vivere sereni e di vivere da cittadini onesti e liberi. Quella libertà che penso guidi anche il maestro, che ringrazio di essere qui. Quindi buona mostra, ma soprattutto buona festa, anche perché questa mostra è inserita in una festa per noi molto importante, che è la festa del nocciolino. Il nocciolino di Chivasso, come sapete, già dà subito l'idea della festa, perché è un dolce piccolo ma buono. Ecco, da quest'oggi proprio è iniziata questa manifestazione, e quindi ovviamente tutti i nostri ospiti sono anche invitati ad andare per il centro dopo l'inaugurazione, affinché possano gustare questi momenti anche deliziosi, insomma, di vita di un paese, di una città che vuole saldamente risorgere dopo questi momenti buoni. Quindi grazie a Dio per questa opportunità. Signor Sindaco, abbiamo il procuratore Giancarlo Caselli. Eravamo già una volta l'altra passata, mostra del pittore, ci aveva proprio già incontrato. C'era incontro, ci fa un piacere enorme averlo nella nostra città. Gli diamo proprio un caloroso benvenuto con un bel applauso. Buonasera a tutti. Dico subito scanso di equivoci per eliminare ogni possibile dubbio che il mio è un tributo che presto assai volentieri ad un amico che è Bruno Molinaro. Solo che mi dispiace che, a causa della mia amicizia verso Bruno Molinaro, voi siete costretti a subire il mio intervento. L'amicizia ha dei prezzi, di solito tra amici, questa volta i prezzi si riversano anche sui terzi, per usare il nostro giuridichese. Vi ha accennato anche il sindaco, un momento difficile per il nostro paese, la nostra regione, la nostra provincia. Lavoro che molte volte non c'è,
c'è, è a rischio. E se c'è precario, sommerso, nero, problemi di sicurezza sui posti di lavoro in generale, ancora una volta vi ha accennato il sindaco, varie forme di illegalità, anche quelle estreme, che troviamo presenti, diffuse, con tendenza a radicarsi, anche là dove forse uno si sarebbe aspettato qualcosa di diverso o non di così articolato, di così consistente quantomeno. E poi ovviamente purtroppo la crisi economica che ci morde tutti quanti, lo spread, le difficoltà ancora imponenti nonostante i primi segni di speranza che vengono da chi ha autorità e competenza di governo enunziati, speriamo non soltanto perché ciascuno di noi non sia portato a drammatizzare per tanto una situazione che obiettivamente non è delle più facili. E in questo quadro, che obiettivamente è cupo, con speranze naturalmente di rasserenamento, la necessità, ancora una volta lo ricordava il sindaco, di trovare, organizzare momenti diversi, momenti che ci restituiscano la gioia di vivere, la gioia di stare insieme, la possibilità di apprezzare in mezzo alle mille cose che non vanno, basta aprire i giornali di oggi, inchieste, contro inchieste, malaffare, cattiva amministrazione, a livelli, almeno per quanto riguarda ciò che abbiamo sentito dire e letto con riferimento in particolare alla Regione Lazio, a livelli davvero incredibili, inimmaginabili, e tuttavia effettivamente accaduti in questo quadro, la possibilità di ritrovare momenti di serenità, momenti di gioia, momenti che ci parlino d'altro, che ci parlino della bellezza, che ci parlino dell'arte, che ci parlino della comunicazione di idee, di cose, di sensazioni, di sentimenti attraverso l'altro, l'arte è importante. Bruno Brignano e chi ha organizzato questa mostra ci offre, ci fa il regalo di un momento come questo. E allora il grazie prima di tutto per questa iniziativa, per questa opportunità di rasserenamento. E per concludere due parole di Bruno Molinaro, l'ho detto, è un amico, ed è un amico perché è una gran bella persona, cordiale, affettuoso, disponibile, sempre sereno, non ho mai visto senza almeno un mezzo sorriso dipinto in volto. E questa sua serenità, questa sua forza nella serenità, la trasmette anche, la trasferisce nelle sue opere d'arte, nei suoi quadri. Vedo soggetti diversi da quelli cui ero abituato. Ah, non è questa, ecco appunto, vedo soggetti così diversi che non lo riconosco, scusate, non ho ancora visto la vostra, dicevo, ma io non mi ritrovo. E una mezza caffa, per fortuna, dicendo, vedo soggetti diversi. Nella mostra appena la vedrò, sono sicuro di ritrovare il solito Bruno Molinaro, che è fatto di sensazioni di serenità, pure nella forza espressiva, che si comunicano e si trasmettono. Io chiudo, l'ho già detto mille volte, non posso non dirlo anche questa volta, che se davanti all'ufficio del sindaco c'è un quadro di Molinaro, nella mia, nella nostra casa, quella di memoria Laura e del sottoscritto, c'è un bellissimo quadro di Bruno Molinaro. È una rivoluzione della Vulceria, che naturalmente riecheggia un po' ottuso, ma lì si avverte la differenza tra il modo di vedere e di intendere le cose, di trasferirle nella sua arte pittorica di Molinaro rispetto a tutti gli altri artisti, anche particolarmente qualificati. È una bellissima cuceria, ma una cuceria meno siciliana di quelle che uno è abituato a vedere, perché è meno di impatto meno violento, di impatto meno forte, meno robusto, è più serena anche questa volta, è meno
meno, come dire, meno insanguinata anche per quanto riguarda il taglio del pesce spada e via seguitando sui panconi della cuciria. Questa è una delle cose che più frequentemente si vedono e più frequentemente vengono dai pittori ritratti. Allora, grazie a Bruno Molinaro per quel che fa, per aiutarci a trovare e sapendoci regalare in un mondo, in una contingenza quantomeno che non è molto serena, come dicevamo prima, momenti diversi, momenti significativamente e dal punto di vista dell'espressione artistica validissimamente diversi. Grazie e mille auguri, non solo a nostra. Facciamo la parte tecnica, Vittorio. Abbiamo il critico della stampa, Angelo Mistrangelo, al quale lascio la parola per una critica e per un'esposizione sul tutto. Non si era sbagliato molto il procuratore Caselli. Qualche anni fa Molinaro aveva fatto un ciclo per San Francesco. Insomma, l'immagine di oggi qui nella sala di San Francesco, ma è le figure, i ritratti, la storia. E questo dà il segno, come è stato detto sinora, di un artista poliedrico e di un paesaggista diverso, uso il termine. Perché di solito i paesaggisti lavorano quasi sempre, ed è il termine che li contraddistingue, sul paesaggio, la natura, gli alberi. Invece Molinaro fa tutto questo e in più ogni tanto, ma non solo ogni tanto, realizza poi delle figure, dei nudi, questo ciclo di San Francesco e altre occasioni, anche opera che poi ha donato al Papa anni fa. Ricordo questa lontana fotografia che lui non voleva mai esporre perché non gli sembrava giusto farlo, ma che poi man mano è venuto fuori perché è una storia di un artista, è una storia nostra, è una nostra consuetudine. E devo dire che sono maggiormente lieto questa sera di essere qui, non solo per l'amicizia con Molinaro e l'invito ricevuto, ma perché in queste sale, anni addietro, ho avuto l'occasione e il privilegio di presentare la mostra di Demetrio Cosola, che naturalmente è artista di grandissimo prestigio, che in quell'occasione siamo riusciti a portare avanti e organizzare, ripeto, con un grosso interesse da parte di tutti e con grossa partecipazione, e qui mi riallaccio alle parole del sindaco, della città, perché poi le scuole, ho andato nelle scuole a parlare con gli insegnanti e gli allievi, si erano stati fatti dei piccoli workshop, insomma si era mosso tutta la cittadinanza, non solo per trovare i quadri, non solo per portarci delle testimonianze, ma per parlare di Demetrio Cosola, parlare della città, parlare della comunità. E dopo Demetrio ho avuto l'occasione di presentare, di collaborare, a presentare la mostra di Clizia, proprio era stata fatta qui con ancora la signora. E devo dire che Clizia, il museo che è qui conservato, devo dire che era un altro punto di riferimento grosso, perché poi si fa sempre questo discorso, adesso no perché sono ospite la provincia, chissà cosa fanno, invece no, che poi fuori si trova più occasioni, perché in città viene, oggi o ieri c'erano 5, 6, 7 mostre contemporanee, poi nessuno va a vederle, o se vanno a vederle non restano un po' distratti. In una località più piccola si concentra il discorso culturale, ma si concentra per tutti, per tutta la cittadinanza, per gli operatori critici, per i giornalisti. E quindi voglio dire, dopo questo ringraziamento alla città, l'idea di avere una mostra di colore, una mostra che vedrete tra poco, queste opere di Bruno Molinaro, ci danno il senso della partecipazione, questa gioia di vivere, questa gioia di comunicare, questa gioia di raccontare. E quindi voi troverete delle marine, potete vedere una sala interamente dedicata alla neve. Non so se sia un augurio per il prossimo inverno, che è un Molinaro, o se così blocca il traffico, il signor sindaco va a studiare, qualcosa di diverso. Però c'è un'intera sala di neve, ci sono i fiori, ci sono i paesaggi, ci sono anche questo
trasfigurazione della natura, dove il paesaggio sfuma un pochettino nel racconto, nella sensibilità, nella poetica del colore, non è più interamente riconoscibile, non è proprio una quercia, non è un iris, non è un fiore di campo, ma è quasi tutto una stessa macchia di colore che accende la natura, accende la vegetazione e ci dà del paesaggio un'idea, direi, più sublime, un qualcosa che trascende dal verismo classico che tante volte vediamo. È un lungo percorso. Quando Molinaro ha iniziato, diceva prima il procuratore Caselli, che io l'ho visto nascere, non so come sia andata la situazione. Certo che quando io ho iniziato la mia attività, lui aveva appena organizzato la mostra alla Galleria La Rocca, se non vado errato, la prima mostra. E l'avevo già, perché io chiedevo, forse era evocativo questo, lo scrivevo per una rivista che si chiamava Il Narciso, no? E quindi avevo cominciato a scrivere questi brevi commenti e Molinaro è stato uno di quelli. Non ho mai più dimenticato, nella vita uno se lo porta dietro, non è che possiamo farne meno. Però era stata un'indicazione e facevo parte di un gruppo di pittori che si riunivano in questa galleria, tutti bravi pittori, ma poi certamente ognuno ha trovato la sua strategia, il suo stato, il suo cammino, e Molinaro è andato avanti su questo cammino della natura trasfigurata, rivissuta, risentita, che poi ha portato in mostre importanti all'estero, l'ha portata a Londra, l'ha portata a Berlino, l'ha portata a Los Angeles, quindi tutto questo vuol dire che un pittore anche di movimento, non radicalizzato proprio nell'ambiente, faccio Torino e provincia, dipingo i boschi, vado in Valsusa e mi fermo. Ecco, c'è una volontà, come è stato detto poc'anzi, è inarrestabile, cioè voglio dire, da anni che lavoro, da anni c'è questa volontà di sorridere, sono andato nello studio più volte, devo dire che tutte le volte vengo accolto, ma non solo io, tutti vengono accolti con questa sua leggera trepidazione. Cosa ne dici? Cosa sono questi qua? Hai visto gli ultimi? Ti sei interessato delle altre cose? Ecco, questo vuol dire rimanere giovani dentro, ma anche fuori, vuol dire avere la forza di prendere il pennello, prendere i colori e a dispetto forse delle nuove tendenze, della fotografia elaborata, delle installazioni, delle ricerche attuali in cui tutti noi partecipiamo, dovrei essere mantenuto saldamente fedele alla sua idea di pittura, al suo colore, al suo cavalletto, alla luce, soprattutto alla luce che accende i rossi, accende i verdi, i gialli dei girasoli, e ci dà questo senso di una pittura gioiosa. Poi la vita non è tutti i giorni gioiosa, non è che tutti i giorni anche Molinaro sarà felicissimo e tranquillissimo di poter offrire questo, ma il senso che uno ha della comunicazione della propria poesia, del proprio interesse, direi che fa parte della sua natura. Devo dire, adesso veramente conosco tantissimi pittori e tanti ne frequento, e ognuno di loro poi ha le proprie inquietudini, le proprie sofferenze, le proprie incapacità di dire, e ognuno di loro poi esce fuori con un tocco, con una linea, con una materia diversa, per poter darsi qualcosa. È l'espressione diversa da quello che è stato detto di tutti i giorni, della difficoltà di andare avanti, di sentire 6.000 telegiornali sempre quasi uguali, sto parlando di noi giornalisti, che comunicano sempre magari una situazione non felice. Ecco, Molinaro, che vedrete fra pochi istanti, quando scenderete sotto a vedere la mostra, ci riempie di luce, ci riempie di colore, ci riempie soprattutto di rossi vibranti e ci riempie di questa volontà di essere pittore e solo pittore per tutta la vita. Grazie a voi. Chiudiamo con il pittore che è Bruno Molinaro. A questo punto penso che ormai è stato detto tutto di me, mi conoscete bene, ringraziamenti. Quello che vorrei dirvi è grazie a tutti,
Io non faccio nomi, perché ce ne sono troppi di cui dovrei ringraziare particolarmente, ma tutti quanti per me siete, non posso andare avanti altrimenti mi commuovo, cerco di star duro, mi raccomando. Quelli che mi hanno aiutato fino a questa sera, che adesso ha citato il nostro... Ballaro. Sì. Ernesto. Franco Diaferri, però c'è anche un'altra persona di cui dovrei ringraziare. Donatella? Tante volte... non dico nient'altro. A questo punto mi è stato detto quello che io penso, quello che io faccio, il modo di vedere le cose. È vero quello che mi strange il dottor Caselli, il signor Sindaco, che è stato detto. Io sono così. Purtroppo io sono nato per dipingere. Spero di vivere ancora un bel po' e fare delle belle cose. Io non vi dico niente, non continuo perché sarebbe un guaio, per me. I quadri dicono quello che io penso. Spero che vi possano, non so, parlare. Perché io faccio i quadri perché devono parlare, devono dire. Perché noi abbiamo bisogno di essere allegri, contenti. Perché un grande, un professore è venuto... E un giorno ho preso un quadro mio e mi ha detto, prima di andare in ospedale, io guardo il tuo quadro che mi hai dato e ti devo ringraziare per quello che lui mi dà e con la gioia che io riprendo a lavorare. E questo a me mi ha fatto un grande piacere, vorrei che questi quadri a voi vi dia tanta gioia, tanta voglia di vivere e vedere le cose con un'altra serenità, col sorriso, continuamente. Angelo, penso che sia stato molto chiaro e vi abbia detto tutto di me. Vi ringrazio. Andiamo e guardate, prima di andare giù, bisogna bicchiere un di vino, alpini, i miei amici che sono venuti anche agli alpini, sì. Che voglio che vi chiedate, chiedetemi. Grazie della vostra presenza. Io non stavo lì.
Il 29 settembre 2012, presso Palazzo Luigi Einaudi di Chivasso, con il patrocinio della città di Chivasso, della Regione Piemonte e del Lions Club Chivassese, Bruno Molinaro ha inaugurato la personale Il colore, essenza della vita. L'artista, friulano d'origine, nato a Ragogna in provincia di Udine, vive e lavora a Torino. Autodidatta, dopo aver frequentato i corsi delle scuole del nudo dell'Accademia Albertina, tenuti da Filippo Scroppo, e dopo molti anni di studi a bottega, ritenuti dall'artista i più fecondi per una completa cultura e pratica artistica, ha maturato la vigorosa predisposizione d'animo per una incessante ricerca estetica. Ha iniziato la sua carriera espositiva negli anni 70. È stato protagonista in molte personali nazionali ed internazionali. Ha esposto in Italia, Galleria La Rocca, Promotrice alle Belle Arti, il Piemonte Artistico Culturale, Palazzo Juvarra a Torino, per citare le istituzioni più importanti del capoluogo piemontese, Villa Olmo a Como, Palazzo Barberini a Roma, all'interno della cripta di San Domenico a Cagliari. In Europa, ad Atene, Berlino, Bonn, Cracovia, Dubrovnik, Lisbona, Londra, Lussemburgo, Malta, Manchester, Marsiglia, Mosca, Monaco, Parigi, Stoccolma, Strasburgo, Varsavia, Wolfsburg. In ambiti internazionali, Hong Kong, Istanbul, Los Angeles, Rio de Janeiro, Tokyo, Vancouver, Toronto, Messico, Seychelles e Tunisia. All'interno dello spazio espositivo di Palazzo Einaudi, Bruno Molinaro ha presentato circa 50 opere. Una collezione di lavori attentamente selezionati che confermano la lunga e sapiente pratica pittorica desunta dagli studi della tecnica del restauro pittorico ed esternano la propria ricerca della radice estetica, il colore. Egli, attraverso una rivisitazione singolare della stesura a mestichino, dosa il pigmento, composto a olio su tela o tavola, con affusolati e leggeri tocchi e sfioramenti cromatici appartenenti ora ai toni fondamentali come il rosso di cadmio, i gialli e il blu di Prussia, ora ai secondari con i violetti e verdi e gli aranci. Il colore si espande dal centro del quadro e si impadronisce dello spazio pittorico. Pertanto le opere di Bruno Molinaro implicano il concetto tangibile di gioia e vitalità, una sensazione ottica fisicamente percepibile, composta da impulsi neuronali sapientemente ordinati e organizzati. Il dipinto è concepito dall'artista en plein air. Il colore viene avvertito e manifestato esclusivamente all'interno degli eventi naturali, attraverso la percezione che la luce solare consente di creare nella successione dei ritmi stagionali. L'artista tratteggia l'atmosfera primaverile attraverso il congenito archetipo della fioritura. La stagione estiva è tradotta con elementi cromatici forti e contrastati. Interpreta la naturale, splendida bruma autunnale per mezzo di succulenti accostamenti cromatici. La furia invernale è abilmente delineata da elementi silvestri inondati dal non colore, digradato in molteplici toni. All'interno della personale sono presenti alcuni lavori inediti nei quali è segnato un raffinato passaggio da linee formali consuete ad una interessante sintesi cromatica e compositiva. All'inaugurazione de Il colore, essenza della vita erano presenti anche alcuni estimatori d'eccezione dell'artista Bruno Molinaro. A loro la parola per un evento unico e irripetibile, così com'è ogni personale di un vero artista.
Chivasso ha bisogno di serenità, ha bisogno di colori, ha bisogno di riallacciare il rapporto con la bellezza, e il maestro Bruno Molinaro ci darà la possibilità di vedere come è bello vivere anche in una città dove c'è stato un po' di grigio negli ultimi mesi. Quindi grazie al maestro di questa opportunità che ci dà. Beh, la serata è di quelle importanti, numerosissima il pubblico, e la volta è una vera gioia di vivere, colori, luce, sentimenti, paesaggi. Chivasso ha un momento di estrema partecipazione a questo paesaggista torinese, che è un pittore ricco di amore per l'ambiente. L'arte in tutte le sue manifestazioni è sempre un momento, perlomeno molto frequentemente, di serenità, di possibilità di pensare, stando un po' al di fuori della mischia, cosa sta accadendo intorno a noi, magari anche per capirlo meglio. Oggi viviamo un momento difficile, necessità di momenti che ci consentano un recupero di serenità, di gioia di vivere. Molinaro con i suoi quadri ci dà questa serenità, questa gioia di vivere, sempre bella, sempre significativa l'espressività di Molinaro. Nei tempi che viviamo, io lo penso e lo dico in modo particolarissimo, per cui una bella mostra, non soltanto in sé ma anche per quello che ci può dare qui ed oggi.